G sul Miglio, anziani vanno a partire. Vetrati i numeri esterni, 7-8, molto piano. Piano anche l'1 e il 3. Galoppo di Ninini HP, lascia Nippon Rodi leader scavalcato in breve da Ollier Breed. E Ollier Breed si porta a condurre su Nippon Rodi. Lancio di Ollier Breed in 13-8, per linee esterne c'è Olimpo B. Ollier Breed, Nippon Rodi, Olimpo B, poi non lo so che filtra terzo. A largo c'è Nicole Simi in seconda pariglia. Prima curva per Ollier Breed, 400 in 29-2. Tabellone Neverending va e Ninini HP, 5-9. Ollier Breed mantiene buona cadenza dopo 600 metri di gara, 44. Ollier, Nippon Rodi, Olimpo che si affanna al largo, mentre ha trovato posto alla corda Nicole Simi, quarto dietro, non lo so che terzo ha seccato. Centrogruppo Nieto Falu e Nishni Novgorod, 800, 1 minuto e 4 decimi, 16,5 in curva per Ollier, Nippon lo fila. Poi non lo so, così anche a metà della retta opposta. Ollier Breed transita un chilometro in 15,7 con un paio su Nippon Rodi. Dal gruppo muove Nieto Falu, mentre non lo so è sempre terzo asseccato. E Nieto Falu sopravanza Nippon Rodi e prova ad inseguire il battistrada che sta accelerando. Paletto in 14,8, 1,36, 3 quarti. Ollier Breed bene avanti ai rivali, tra i quali Nieto Falu prova a mettersi in luce. Poi anche Nishni Novgorod che viene a fare l'arrivo insieme a Nicole Simi, mentre Ollier Breed ha scavato margine importante e a ingresso addirittura si mantiene bene avanti ai concorrenti. Ollier Breed che controlla a metà addirittura con facilità le operazioni. Mario Minopoli Junior, facile, Ollier Breed. Per le piazze il 12 di Nieto Falu e il 13 di Nicole Simi, molto vicini. 2-1,5, torna al successo Ollier Breed nel più facile dei modi, nelle mani di Mario Minopoli, lo Yankee Slide di Saverio di Chiara, 1-16-2, il team Minopoli al training. Mario, facile, da un capo all'altro, Ollier Breed. Aspettiamo per le piazze, dovrebbe essere il 12 sul 13, un po' di pazienza.